Care professoresse e cari professori, ben ritrovati dopo la pausa estiva. Ricominciamo la nostra newsletter e apriamo con una notizia che interesserà particolarmente le classi dell'ultimo anno, perché riguarda i diciottenni. Durante l'estate, infatti, ha fatto un passo avanti la riforma costituzionale che mira ad abbassare a 18 anni, appunto, l'età per eleggere i senatori. Nel nostro articolo vi raccontiamo a che punto è l'iter e cogliamo anche l'occasione per fare un ripasso dei meccanismi di revisione costituzionale. Parliamo anche di ambiente, perché nel mese di agosto è stato pubblicato il report del gruppo intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici. E ciò che leggiamo nel report davvero non lascia dubbi sulla necessità di agire urgentemente per ridurre le emissioni di CO2. Vi raccontiamo tutto nell'articolo. Parliamo anche di un tema che tiene banco sulle pagine economiche dei quotidiani, e cioè il cosiddetto decreto delocalizzazioni e le due misure adottate dal MISE per salvaguardare i posti di lavoro e anche per gestire in modo più efficace i cosiddetti tavoli di crisi. Sempre restando nel mondo del lavoro, ma su un versante decisamente diverso, vi segnaliamo una sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea che affronta questa domanda: può un datore di lavoro privato vietare a una sua dipendente di indossare il velo quando si trova sul posto di lavoro in nome del principio di neutralità? Ma torniamo in Italia per parlare di violenza sulle donne, perché qui c'è una novità da segnalare, e cioè da luglio è stata introdotta una nuova misura, il cosiddetto reddito di libertà, pensato proprio per dare un sostegno economico alle donne vittime di violenza. Ma cambiamo decisamente argomento e parliamo di turismo, di un tipo particolare di turismo, il turismo spaziale. Durante il mese di luglio abbiamo assistito a due lanci che hanno avuto per protagonisti l'imprenditore britannico Richard Branson e quello statunitense Jeff Bezos, due lanci che potrebbero aver inaugurato appunto un nuovo tipo di business, quello del turismo spaziale. Ma è una strada davvero praticabile? E qual è l'impatto ambientale di questa nuova possibilità di turismo? Infine, come ultima notizia, vi proponiamo un articolo forse un po' diverso dal solito, perché si è appena svolto il concorso per l'ingresso in magistratura e quindi abbiamo pensato di cogliere l'occasione per proporvi un articolo in cui rispondiamo alle curiosità che i vostri alunni e le vostre alunne potrebbero avere su come si accede a questa professione, una delle classiche professioni forensi. E quindi come si diventa magistrati? Ma già che ci siamo, rispondiamo anche alla domanda: come si diventa avvocati? Come si diventa notai? Questa era la nostra ultima notizia di questo mese. Noi vi auguriamo di cuore un sereno inizio di anno scolastico e ci vediamo fra 30 giorni.